L'ombra è negra. Ok, adesso tu mi stai guardando e sicuramente mi vuoi insultare perché ho utilizzato il termine negro. Ok, l'ho fatto semplicemente per far sì che tu arrivassi sul mio video. Ok, adesso sei libero di mettere non mi piace oppure di uscire. Detto questo, Londra è nera o negra, come direbbe un ispanista. Io sono un ispanista laureato in spagnolo. Nero è il corrispettivo della parola negro in spagnolo. Detto questo, ci sono tantissime persone di colore, ragion per cui se siete dei razzisti non ci andate assolutamente. La colonizzazione, che è finita relativamente da poco, ha permesso la parte tutta dell'est del mondo, India, Pakistan, Birmania, eccetera, 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 ha permesso che la popolazione si spostasse in massa da questi paesi poveri in Inghilterra. E si sono fatti una famiglia, si sono creati il lavoro, hanno fatto business, ragion per cui non siate razzisti, non vi aspettate certo di trovare, soprattutto voi a Londra, persone bianche, ninnle, coccapellina, bombetta, fischietta e baffetta a manubrio. No, perché la maggior parte delle persone che stanno a Londra sono di colore. E non c'è niente di male, magari io fossi nero mi potrei atteggiare della ciolla. E invece no, non posso, sono un italiano mediterraneo, però, cioè, quindi, però mi fanno ridere quelle persone che dicono, che arrivano magari in determinati quartieri e dicono, ah, però qua ci stanno un sacco di neri. Oh, sei mediterraneo, ma svegliati, maledetto, che sono molto più simili a noi, i tunisini, rispetto ai francesi, ai tedeschi, agli svedesi. Maledetto!